Ciao, Miguel. Ciao. A che ora vieni stasera? Verso le 7 circa. Ciao, Miguel. Poi deciderò. Oh, mi dispiace, non volevo. È stata la mia tavola. Perdita di controllo. L'hai già portata dal medico? Molte volte. Ma mi capita spesso con le belle ragazze. Dai, 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 stavo scherzando. Per favore, aspetta, io provo a parlarci, ma a volte è così sfacciata, è da non credere. Almeno lei conosce i suoi limiti. Yuli! Oddio, avresti potuto dirmi che saresti arrivata prima. Ti sarei venuta a prendere alle 11. Ora sono le 12. Cosa? Non preoccuparti, tanto non ci contavo. Oddio. Vieni. Ti ricordi quando ci siamo venute per la prima volta? E ora tu ci abiti. Ciao. A proposito, quello è Miguel, un tipo interessante. Credevo fossi felice con il tuo Pit. Veramente pensavo a te come biologa marina. Potrei avere un interesse puramente scientifico per un surfista? Allora, lì ci sono le camere per gli ospiti. E anche qui. Ah, che bei fiori. Sì. Quella è la camera nella torre, dove siamo io e Pete. Laggiù c'è la cucina. E questa è Sara Maria. Ciao, Sara Maria. Buon dia. La mia migliore amica dalla Germania, Yuli. Ciao, Yuli. Ok, ti mostro la tua camera. Wow. Ta-da! Hai conservato il nostro cappello? All'epoca ci credevamo davvero, no? Ma certo, il nostro cappello dei desideri. Ora nulla può andare più storto. Forza. Come ai vecchi tempi. Ok. Io desidero per la mia amica Yuli. Allora funziona ancora. Non sarai per caso andata? Tanti saluti dal signor Poppenberg! Questo a te. Sono buoni come allora. Non pensare a quel bastardo. Prima prova a rubarmi il lavoro e poi... E poi mi chiede di fargli da assistente, quell'idiota. Capisco perché ti sei dimessa, ma forse... No, era già troppo tardi. Ora non ho più un lavoro e sono di nuovo sola. Ma la cosa peggiore è che Ansgar continua ad allevare i miei coralli. Vedrai, funzionerà anche con te. Sono così felice che tu sia qui. Anch'io. Avevo davvero bisogno di una pausa. Prego, buon appetito. Di un po', tu fai surf? Certo. Purtroppo non riesco a farlo spesso. Quindi sai cosa vuol dire avere fame? Tutto questo tempo per questo. Mi dispiace, ma queste sono le porzioni, è così. E quando arriva il piatto principale? Forse domani, giusto? Cos'altro posso portarvi? Qualsiasi cosa che sazi. Ok. Ciao!
Sono felice che tu sia qui. Perdonami, ma devo continuare. Ok. Parliamo dopo, ok? Di Natalie. Oh, aspetta, aspetta. Buono, eh? Avrai sicuramente fame. Siediti fuori, ti preparo qualcosa. Ai clienti è piaciuto? Ne erano entusiasti. Oh, davvero? È la mia nuova creazione. Tartar di pesce su un patè di alghe. La inseriamo subito nel menù. Sì, però hanno ancora un po' di fame. Puoi preparare qualcosina? Certo, certo. Qualcosa di semplice, d'accordo? Sì, sì. Perfetto. Vieni, Yoli. Ciao. E? Cosa? Beh, Pete. Jackpot! Sì! Dimmi, succede spesso quello che è accaduto prima con i clienti? Io... non posso dire a Pete che qui il suo cibo è solo fatica sprecata. Ha lavorato e cucinato per altri per tanti anni. Ora può finalmente decidere i suoi piatti. Questa è stata l'unica condizione che mi ha posto per aprire il lodge insieme. Sì, hai ragione. Non ho detto niente. Ma so benissimo quello che vuoi dire. Ora vai, però. Mi corri dietro? Sembrerebbe di sì. Thomas, continua. E ora vorrei riavere il mio cappello? Hai idea di quanto tempo ci voglia prima che questo cappello si decomponga? Polietilene, fibra sintetica. Poco. Meno di un millennio. Più o meno 200 anni. Esatto. E... Sei in vacanza da Natalie oppure... Una cosa del genere. Principalmente per schiarirmi le idee. Per questo il surf è l'ideale. Dov'è la tua tavola? Al momento solo nella mia testa. Io non la vedo. Comunque ero serio. Il surf aiuta. Ti dimentichi tutto. Adrenalina pura. Non c'è nulla di paragonabile. In termini di felicità, eccetto forse del buon sesso. Se vuoi, sono disponibile. Per il surf, che cosa credevi? Nulla. Grazie per la generosissima offerta. Prego. Mi chiamo Miguel. E tu sei? Yoli. Miguel! A presto. Miguel! Miguel! Ciao. Dai, andiamo? Ha un aspetto fantastico. Grazie. Ho incontrato Miguel giù alla spiaggia. Tu vuoi salvare il mare e lui il mondo intero. Dici raccogliendo la plastica con i bambini? Potrebbe volerci molto. La trasforma in tavole da surf per protestare contro tutta la sporcizia che c'è là davvero? Fuori. È di gran moda. Crea tavole da surf con la plastica? Sì, e col sughero. È buonissimo. Sì, grazie. Piccola pausa. No. Yuli, tu di che cosa ti occupi? Pete, Yuli alleva coralli, te l'ho raccontato. Ok, ok, ok. Ma che cosa fa un'allevatrice di coralli? Soprattutto, ha pazienza.
Pazienza, perché? I coralli crescono lentamente. A volte solo un centimetro all'anno. Oh, non fa per me. Volevo allevare coralli resistenti che crescessero bene anche in acque fredde. Anche qui nell'Atlantico? Sì. E ci sei riuscita? Mm-hmm. Perfetto. I coralli vengono anche chiamati antozoi, vero? Sì. È un bel nome. Ma i coralli si possono mangiare? Buongiorno. Buongiorno. Sei sveglia da molto? Non riuscivo più a dormire. Ma che ti è successo? Sei sempre stata una dormigliona. Riesco a fare surf solo la mattina presto. Yoli, non puoi smettere, per favore. Ce la faccio benissimo da sola. Mi dispiace, ma hai bisogno d'aiuto. Ce la faccio da sola. Sono tua amica. Te lo posso dire. Ma prima facciamo colazione. Ok. Vita shake? Sì. Di un po', ma il cibo se lo portano? Se lo vietassi non verrebbero più, però ordinano da bere. Buon dia, Sara Maria. Buon dia. Due uova strapazzate, uno solo con l'albume e uno solo con il tuorlo. E due uova al tegamino. Aspetta, assaggia questo. Praline di wasabi. Nuova interpretazione. Mmm. È buono, vero? Ora puoi preparare le uova? Sì, sì. Mi scusi, signorina. Ecco. Grazie. Prego. A te. Grazie. Cosa le posso portare? Finalmente ci conosciamo personalmente, dottoressa Bergman. Signor Grevers. Ma cosa ci fa qui? Non sapevo che lei avesse cambiato lavoro. Sì, so essere multitasking. Ma come è riuscito a trovarmi? Non è stato difficile, mi ha aiutato il suo vecchio istituto. Ah. Senta, mi scusi. Arrivo Io subito. Non voglio disturbarla mentre lavora. Se in questi giorni ha tempo, vorrei farle un'offerta.
Si tratta della ricostruzione di una barriera corallina. Una biologa marina di fama internazionale come lei è la persona giusta per il mio progetto. Mi sembra interessante. Ma devo chiedere al mio capo se posso prendermi del tempo. Spero che abbia un capo disponibile. Non posso lamentarmi. Bene. Allora, buona giornata. Arrivederci. Sparisci. Sì! Chi era quel tipo? Simon Grevers. Ha tentato diverse volte di assumermi. Sì, e che ci fa qui? Non lo so esattamente. Ha parlato di un allevamento di coralli. Allora è per questo che sei qui. No, sono qui per te. Non pensavo che sarebbe arrivato fino a qui. Sì, ma per una volta volevi riposarti. Gli ho detto che devo chiedere prima al mio capo se posso avere del tempo libero. Sarà difficile, visto che ti stai ambientando bene. Svoti da esperar, hoje amanheceu. Vabo pensar na dan valor. Talvez tá certa de crescer. Vabo reconhecer esse amor. Vida é lar de incompreensão. Se vou condenar minha relação. Quando quer tiver mais remissão, tá ser um mar de lamentação. Se vou te dar espera, hoje a nascer. Vá vou pensar na dando valor. Talvez tá certa de crescer. Vá vou reconhecer esse amor. Se vida é lar de incompreensão. Se vou condenar minha relação. Oh, amico mio! Oh, scusa per il ritardo. Oh, hola! Chi è? Hola! Allora, l'ho chiamato. Chi è? Il sindaco, Luis Santos. Ah. Ora provo questo. Quando metti in moto José, fallo con amore, capito? Altrimenti non ubbidisce. José? Come José Saramago, il mio scrittore preferito. La macchina è altrettanto testarda. Tieni, Terra del peccato. Come? È il titolo di un suo romanzo. Stai davvero bene. Forte. Buona fortuna. Forza! Accidenti. Non ti ho dato abbastanza amore, vero? Va meglio, José? Fa piacere che abbia avuto un giorno libero. In realtà al mio capo non è dispiaciuto. Le piacerebbe restare qui per un periodo più lungo? Dipende. Salga su, le mostro una cosa.
A 500 metri dalla costa si trova un'antica barriera corallina. Circa 150 anni fa questa barriera era popolata da corallo rosso. Voglio rigenerare questa barriera con lei. Avrà un suo laboratorio, attrezzature, assistenti e un ottimo stipendio. Avete testato la zona e le condizioni dell'acqua per vedere se sono adatte? Dottoressa Bergman, saremmo qui altrimenti? Le condizioni sono perfette, ho anche fatto preparare il laboratorio, tra l'altro con i suoi coralli. I miei coralli? Col suo corallo che è così resistente abbiamo una reale possibilità. Dov'è la fregatura? Ho costruito case ecologicamente innovative. Mi sono impegnato nell'ecologia. Ho creato una fondazione. Questo lo so, ma rigenerare una barriera corallina è un progetto lungo e molto costoso. Sono un uomo d'affari, lo sa, ma sono anche un subacqueo. Proteggere l'ambiente è una faccenda personale. È commovente. Parteciperò a un bando. Se lei è d'accordo, farò il suo nome. Così otterremo di sicuro l'autorizzazione. Lei ha bisogno di me. Mi dispiace ammetterlo, però sì, ho bisogno di lei. Così vuole rigenerare la barriera corallina per puro amore verso il mare? La comunità ne trarrà grande beneficio. E lei? Tra qualche anno vorrei aprire un centro per organizzare immersioni. Sì, ogni tanto mi concedo qualcosa che non porta molti soldi. Sa che il corallo rosso è estremamente prezioso e che si potranno fare solo immersioni controllate? Nessun turismo di massa, glielo prometto. Immersioni non prima di 5 anni. Sarò l'unica responsabile del progetto. Una donna che sa quello che vuole. Venga. Allora siamo d'accordo? A presto. Ciao. Ciao. Hai fatto amicizia con Grevers? Tu no, a quanto pare. Esatto. Vuoi dare un'occhiata? Mm-hmm. Cos'hai contro il signor Grevers? È una lunga storia che non voglio raccontare alla ragazza di Grevers. Io non sono la sua ragazza, partecipo al suo progetto. Congratulazioni, auguri. Ti ha già raccontato del suo amore per il mare? Miguel! Mm. Al tuo posto non crederei a tutto quello che dice. Cosa intendi dire? Un bacio prima di andare via. Sì. Ciao. Io sono Riva. Yuli, l'amica di Natalie del Lodge. Ah! Cerchi una tavola da surf? No, non ho mai fatto surf. Miguel è un maestro fantastico. Yuli lavorerà insieme a Grevers. Se dovesse servirti un buon avvocato. Non vedo il perché. Devo andare. Ci vediamo dopo. Adios. Ciao. Dimmi, tu hai studiato? Ti sei laureato? Sì, certamente. Ho studiato ingegneria dei materiali a Berlino. Credevi che fossi uno stupido surfista che passa tutto il giorno in spiaggia? Onestamente non ho pensato granché a te. In ogni caso a Berlino non si può fare surf. Vero, ma si fanno tante altre cose. È di sughero. Mm-hmm. E tu credi che così salverai il mondo? Il mondo forse no. Ma bisogna ammettere che dà una bella sensazione. E come sai, ha una vita propria.
ora di andare. È fantastico che resti qui più a lungo. Sì, anche per me. Ma ora voglio pagare il vitto e anche l'alloggio. Tu non mi chiederesti nulla e poi ti ho invitata io. Per 3 settimane. Ok. Ne riparliamo un giorno. Forse. Solo cose di lavoro. Grevers? Sì. E ti manda un messaggio alle 11 di sera? Sì, magari lavora fino a tardi. Sta flirtando con te? No! Sì, forse è solamente un pochino, può darsi. È proprio il tuo tipo, vero? Mm-hmm. Quindi? Io direi... al massimo 2 mesi. Davvero? Devi parlare con Pete. Sarebbe terribile se dovessimo chiudere. Abbiamo investito tutti i nostri risparmi qui. Non è ancora troppo tardi se fate qualcosa subito. Grazie. Come sapevi che stavo morendo di fame? Perché sei seduta qui da ore e non hai mangiato nulla. E non va bene per la relazione. Ho quasi finito. Wow. Queste sono le mie immersioni. Sembra un giardino. Per i coralli in effetti si parla di giardini. Maldive. Guarda qui. Oh, davvero bello. Salve. Allora, questo sì. È perfetto. Bellissimo. Vi presento la rinomata biologa marina e responsabile del progetto, la dottoressa Julie Bergman. Il destino ci ha fatto incontrare al momento giusto e ne sono felice. Inoltre, è una delle migliori nel suo campo. La ringrazio, signor Grevers. Sono molto felice di dare il benvenuto alla rappresentante dell'UE, al sindaco e alla mia squadra, e naturalmente a tutti i presenti. Tra non molto realizzeremo un innovativo restauro della barriera corallina e restituiremo al mare, ai pesci e alle piante il loro habitat. Questo è l'aspetto di una barriera corallina intatta. Un terzo delle barriere coralline del mondo è già stato distrutto a causa del cambiamento climatico, della pesca con la dinamite e del turismo subacqueo incontrollato. Ora vedrete una barriera corallina morta. Il corallo rosso è stato saccheggiato per decenni dall'industria dei gioielli. Le barriere coralline sono frangiflutti e proteggono le persone dalle inondazioni. Sono una garanzia per la vita nel mare. Non ci crederete, ma questo è esattamente l'aspetto che possedeva l'Algarve 150 anni fa. E presto, tra circa 100 anni, sarà di nuovo così. Se non facciamo niente, tra qualche anno sarà tardi. Dobbiamo pensare al futuro, ai nostri figli e ai loro figli. Abbiamo una responsabilità verso il mondo in cui viviamo.
E anche se questo è solo un piccolo passo, dopo molti piccoli passi si raggiunge qualcosa di grande. Sono entusiasta di questa collaborazione. Questo per me è davvero un grande momento. Sapere che tutti insieme faremo la differenza. Grazie a tutti. Grazie. È un onore lavorare insieme. Senza di lei il progetto non avrebbe futuro. La ringrazio. Per lei. Grazie. Qualche foto? Ciao. Anche tu ti alzi presto. Non proprio. Ma le onde al mattino sono fantastiche. Ehi, Miguel, torni in acqua con me. Tra un attimo. Certo, era ovvio. Ti ho pensata in questi giorni. Ah, sì? Dovresti davvero provarci, sono sicuro che ti piacerebbe. Cosa? Il surf. Forse. Quando? Un giorno. Buon dia. Buon dia. Tutto bene? Salve. Salve. Allora, è di ritorno da... Shanghai. Sì. Come procede? Molto bene. Ho già adattato il valore del pH, la salinità e la temperatura alle condizioni del mare. I coralli sono stabili per ora. Quando metteremo i primi coralli nella barriera? Devono acclimatarsi in laboratorio prima di essere impiantati. Ma non dovrebbe volerci ancora molto. Bene. Voglio assolutamente esserci la prima volta. Sarei contento di non dover arrivare alla Grande Barriera Corallina o alle Maldive per fare immersioni. Lei è un presuntuoso. Ha ragione, sembro davvero presuntuoso. Forse volevo solo impressionarla. Allora mi porterà con lei? Alla nostra barriera? Naturalmente la porterò. No, per favore no, osa non lasciarmi. Dai, dai. Oh, merda. Oh, cavolo, accidenti. Nessuno può darti tutto l'amore di cui hai bisogno. C'è una ragione particolare per cui abbandoni la macchina e vai a piedi. È più ecologico. Ok. Allora non vuoi neppure salire sulla mia macchina? Ciao tesoro, sì, sto arrivando. Ti serve qualcosa? Sì, va bene. A tra poco, amore. Scusa, era Miguel. State insieme da molto tempo? Non stiamo insieme.
Ma io... Ci vogliamo bene e facciamo sesso. Nel mio mondo si chiama relazione. Anche nel mio. E non ti dà fastidio che lui ne abbia altre? Io non potrei mai stare insieme a qualcuno che sta con altre. Nemmeno se lo ami. Non potrei mai amare uno così. Sembri una persona che sa cosa vuole. Miguel ama la libertà. Non si vuole impegnare con nessuno. E perché? Non lo so. Comunque sto andando da lui ora. Perché non vieni con me? Devo occuparmi della macchina. Ci penso io. Faccio una telefonata. Ciao. Ciao, sono Yuli. Filippo. Ma guarda un po', sei stato fortunato stamattina, eh? Guardate quanto è grosso. Bravo, complimenti. Ho già visto questa casa da qualche parte. Probabilmente con Grevers. La barriera corallina è lì. Te l'ha mostrata, vero? Ah, sì. Ti ha detto anche che mi ha denunciato? Cosa? Vuole disperatamente la mia casa. Dice che non avevo il permesso di costruire. E tu? Ce l'avevi? Era una piccola ristrutturazione. Grazie. Tu lo difendi? Ma non l'avranno vinta, non voglio il turismo di massa qui. Vuole offrire un turismo subacqueo ecologico. E non prima di 5 anni. Se potesse, costruirebbe un enorme complesso alberghiero. E allora perché non l'ha già fatto? Perché il terreno accanto appartiene al comune, è una riserva naturale. Dovrebbe prima diventare edificabile. E non è così facile. Siete comunque scettici. Grevers è capace di tutto. Ma non hai le prove? È solo una sensazione. Ehi, Miguel, andiamo in spiaggia? Sì. Vieni anche tu? Sì. Vado un attimo a cambiarmi. A dopo. Sì. Ehi, Miguel, prendi. It's summertime, lights falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling on high. Hey! Allora, vuoi venire in giro con me, come mio spotter? Tu non molli mai, eh? Cos'è uno spotter? Chi sceglie le onde migliori nelle gare di surf e assiste i surfisti. Manca poco oramai, dai! È così bello qui. Capisco perché Natalie ha scelto di viverci. Tu, invece? Il ripristino della barriera è la cosa migliore che potesse capitarmi. Noi rientriamo. Arriviamo tra un po'. A dopo. Sono comunque molto arrabbiata. Perché? Il mio ex ragazzo ed ex collega si è appropriato del mio lavoro e... ora continuo ad allevare i miei coralli. E lo lasci fare? Chissà, forse lui è uno scienziato migliore di me. È comodo compatirsi, vero? Non hai idea di come ci si sente. Ad essere trattato ingiustamente? E come? Ah, sì?
Tu sei quello che vive come vuole e non si preoccupa dei sentimenti altrui. Cosa te lo fa pensare? Chiedilo un po' a Riva. Riva e io abbiamo un rapporto aperto e siamo liberi di scegliere. Non puoi evitare in nessun modo che qualcuno ti ferisca. Ma quanto soffrire e per quanto tempo, questo dipende da te. Non dare agli altri tanto potere su di te, Yuli. Grazie. Sogni d'oro, Yuli. Anche a te. Tu non mi hai ancora mai chiamato per nome. Ciao. Ciao. Nemmeno tu riesci a dormire? So che le cose vanno male qui al locale. Natalie non dice nulla, ma mi accorgo di quanto sia preoccupata. È colpa mia. I miei piatti sono fatica del tutto sprecata. Nessuno apprezza quello che cucino, tranne Natalie. E io? Ero sul punto di lasciar perdere con la cucina. E poi Natalie ha pensato a questo posto. Volevamo fare qualcosa di davvero speciale qui. Sì, lo so. E ora? Io non riesco neanche quasi più a guardarla negli occhi. Quindi preferisci mollare tutto? Non hai altra scelta. Tu devi parlare con Natalie. Lo so. E allora fallo. E se facessimo una grigliata? Grigliata? Grigliata. Sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the light. May
Buon dia. Ah, eccola qui. Salve. Luis, salve. La dottoressa Bergman voleva salve. Mostrarmi come impianta i coralli. Interessa anche a lei? Ah, sì, certamente. Dunque, i coralli vengono fissati alla roccia con una pasta di calce. Non mi sembrano particolarmente rossi. I coralli vivono in simbiosi con le alghe ed è così che assumono il loro colore. Quando si coltivano ci vuole pazienza. Oppure lei ha fretta. Ma anche se ne avessimo, ai coralli non importerebbe nulla. Verissimo. Andiamo nel mio ufficio. Grazie. Prego. Prima trova il baricentro, trova l'equilibrio e mettiti in piedi. Oh, coach, pietà di me! Oh! Filippa ha detto che ti avrei trovato qui. L'avvocato di Grevers ne ha mandata un'altra. Dobbiamo capire come procedere. Ok. A domani. A domani. Conosco un posto adatto per la nostra riunione. Sì, sarebbe bello. Ma devo andare in negozio. Certo. Capisco. Ci hanno tolto la corrente. Oh, merda. Eppure è pazzesco, non abbiamo mai avuto così tanti ospiti la sera. Guarda, non ci posso credere, Pete sta grigliando. Buon segno. Vado a fare. Ehi! Che cosa prendi, pesce oppure carne? Sara? Vuoi incantare, Sara? No. Ora? Dai, su. Andiamo, ora. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Que a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um caixo de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejo, mais o sol da primavera, uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Grazie al buio. È stato tanto brutto per te? Brutto? No, ma che? Io l'ho trovato fantastico.
Intendo il fatto che hai dovuto grigliare. È stato divertente parlare con la gente invece che restare isolati in cucina solo con Sara Maria. Ehi, non dire niente contro Sara Maria. No. Pensi che si possa cambiare una parte del menù? Cambiare? Sì, con piatti un po' più semplici. In questo modo avremo anche più tempo da dedicarci l'un l'altro. Sì. Sarà fantastico. Signor Grevers, è piuttosto tardi, non credi? Non in Portogallo. La domanda all'UE è stata approvata. Bene! Ora siamo ufficialmente sulla stessa barca, se ne rende conto? Credo che ci sia di peggio. A domani, Yuli. Buonanotte. Una posa della prima pietra molto speciale, vero? La nostra barriera corallina. È stata una sua idea. Io non ne so niente. Loro due sono i responsabili del progetto. Sono per lei. Spero che i coralli si ambientino e crescano rapidamente. Congratulazioni, complimenti. Non adesso. Va bene. Sì. Grazie. Grazie. Brindisi, per favore, al futuro. Guardate tutti qui. Del nostro progetto. Al futuro. Futuro. Più vicini, per favore. Più vicini, più vicini. Bene, un'altra. Sembra felice. Un'altra ancora. Lo devo anche a lei. Così. Posso cogliere l'occasione per invitarla a cena? Così. Purtroppo sono già impegnata stasera. Fermi. Oh no, che peccato. E comunque non voglio più mischiare il lavoro con la vita privata. Allora sarà un pranzo di lavoro. Ecco, grazie. Grazie, molto gentili. Che stai facendo? Un bonifico online. Ah. In modo che il locale abbia di nuovo l'elettricità. Wow. Questo è un posto molto speciale per me. Ci venivo spesso. Per impressionare le tue amiche? Scusa. Per stare da solo. Andiamo. Siamo fatti per stare insieme. Tu vivi alla giornata. Io faccio dei progetti. Perché non puoi impegnarti con una sola donna? Finora i miei sentimenti non sono stati abbastanza forti da rinunciare alla libertà. E con Riva? Godiamoci questo momento, per favore.
E poi io torno a casa e tu vai. Di cosa si tratta veramente, Yuli? Vuoi che ti prometta fedeltà eterna? Sai molto bene che non posso farlo. Appunto, ed è per questo che è meglio se andiamo via. Nessuno può prometterlo, nemmeno tu. Restiamo amici e basta, allora. Non ti avevo già detto che non voglio che tu interferisca con i problemi di questo posto. Perché hai pagato la bolletta? Sono una tua amica. Non riesco a fare finta di niente. Posso farcela da sola. Ah, sì? Senza elettricità i frigoriferi non funzionano, il cibo si rovina. Ci hai mai pensato? Accidenti! Mi fa arrabbiare che tu sia sempre così pratica, pragmatica, e poi hai anche ragione. Sul serio, pensa per te. So high you cannot see it. I gave it my best shot. True love stays away when you're not. Spent all of my savings. Impossible to stop. He said, waterfalls and love are never turned back. Silver lane, I'm back again. Silver lane, my old friend. Ciao. Puoi darci un minuto? Sì, certo. Ne approfitto per prendere un caffè fuori. A tra poco. A dopo. Vuoi un caffè? No, grazie. Riva. Devo parlare con te, lo capisci? Risparmiamela. Questo è per lei. Oh, porto via. Possiamo riparlarne dopo, se hai tempo, per quanto riguarda la bolletta. Ok. Mi dispiace aver pagato la bolletta. Avrei dovuto chiedere a te, ma... se te lo avessi chiesto, avresti detto di no.
Tu però non ascolti quello che dico. Volevo solo dare una mano. Sì, ma io non voglio il tuo aiuto. Te l'ho detto chiaramente. Non puoi venire qui con condiscendenza e risolvermi tutto come facevi una volta. Non va. Che cosa vuoi dire? Sei sempre stata la migliore. Hai sempre deciso tutto tu. Sei sempre stata bravissima a risolvere i problemi degli altri. Invece ti ho sempre ammirata. Me? Avevo la sensazione che tu facessi solo quello che volevi. Eri così libera. Tutto questo è assurdo. Mi sei mancata terribilmente. Anche tu. Torno subito. D'accordo. Signor Gravers. Gravers ha corrotto Santos. Vogliono davvero costruire un complesso alberghiero. Posso prendere Osè? Sì, certo. Dimmi, tu sapevi che il sindaco è anche un imprenditore edile? No, non lo sapevo. Ho visto in rete che ha fatto parecchi affari con Gravers. E tu credi che si siano coalizzati? Cosa farai adesso? Sì, sì, è già tutto concordato. Ora non me lo faccia più ripetere. Non mi aspetto contrattempi, capito? Faccia il suo lavoro, a risentirci. Dottoressa Bergman, cosa c'è di tanto urgente? È così bello qui. Non trova? Sì, certamente. E ora immagini un enorme complesso alberghiero. Piscina, vita notturna, caffè sulla spiaggia. E lì una scuola di immersioni, un noleggio di tavole da surf e chissà cos'altro.
Conosce i progetti del mio architetto? Le acque di scarico del complesso alberghiero distruggerebbero la barriera corallina e anche il numero di immersioni aumenterebbe. Non era questo l'accordo? Se fosse davvero così, allora impianteremo una nuova barriera. Lei non ucciderà i miei coralli. Io glielo impedirò. La gente è dalla mia parte. Creo posti di lavoro. La domanda all'UE è a nome nostro. I coralli non sono più solo suoi, ha firmato, ricorda? Se vuole rinunciare, faccia pure, non sarò io a fermarla. Senza il mio nome non avrebbe mai ottenuto i fondi dell'UE. L'ha pianificato così fin dall'inizio. Mi ha usata solamente per i suoi scopi. Io l'apprezzo. L'apprezzo molto. Ecco perché le do 2 giorni per decidere. Mi sta minacciando. Fino ad allora resterà lontana dal laboratorio. Lei non può decidere per me. Lei ha preso i progetti dal mio ufficio. Si chiama furto. Potrei denunciarla alla polizia. Ma mi interessa una soluzione amichevole. E un'altra cosa. Se pensa di andare alla commissione e mostrare loro i progetti dello stabilimento, dovremo restituire il 1 milione delle sovvenzioni. È in gioco il suo buon nome. E dubito che lei abbia così tanti soldi. Non mi hai portato fortuna. Ciao. Grevers mi ha incastrata. Vuole costruire un enorme complesso alberghiero. Merda. Allora era vero. Cosa? Che Santos ha corrotto i membri della comunità per convertire la riserva naturale in terreno edificabile. Mi ha solo usata fin dall'inizio. Che ne dici? Di un bicchiere di vino adesso. Tanto oggi non possiamo più fare molto. Devo dirti una cosa.
Non stavi per sgattaiolare via come in un film, vero? Sì, è proprio quello che stavi per fare. Caffè? Non si dovrebbero prendere decisioni vitali senza un caffè. Ok. Come lo bevi il caffè? Nero. Anch'io. Grazie. Tornerò in Germania. Quando? Presto. Ecco perché ieri sei venuta a trovarmi. Quindi era un addio. Anche tu partirai presto. Natalie mi ha detto che hai accettato il lavoro di spotter. Se resti ci rinuncio. Ma tu vuoi partire? Io... Vuoi davvero partire adesso? E cosa farai con Grevers? Non posso fare niente. Yuli! Sai quante volte te l'ho sentito dire? Che cosa intendi? Quando le cose si fanno difficili, te ne vai. Incoraggi gli altri a combattere, ma tu non fai che scappare via. Che cosa dovrei fare? Ok, Grevers ti ha fregato. Vuoi davvero che la faccia franca? Che distrugga la tua barriera corallina? No, ovviamente no. Allora fai qualcosa. E se non ci riesci da sola, fatti aiutare. Non è così difficile. Per favore, Yuli, assumiti finalmente le tue responsabilità. Buongiorno. Ciao. 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 Non mi aspettavo che mi chiamassi. E io che tu mi aiutassi. Ecco, guarda qui. Ottimo, abbiamo qualcosa. Possiamo usarlo. Davvero? Sì. Dammi 48 ore, ne saprò di più. Ok. Aspetto la tua chiamata. A presto. A presto. Thank you.
Sei davvero convinta di farlo da sola? Ok. Ma metti il telefono in viva voce, resto in linea. D'accordo. Buona fortuna, Yuri. Grazie. Ce la farai! Dottoressa Bergman! Non perdiamo tempo in chiacchiere. Ecco cosa ho qui. Questa è la richiesta di visionare i suoi conti e quelli del nostro stimato sindaco. Ho prove e testimoni che ha corrotto Santos e i membri della comunità. Alcuni, dopo aver parlato con Riva Rodriguez, hanno ammesso di aver ricevuto pagamenti in denaro. Mi sono sbagliato su di lei. Che cosa vuole? Questa è una bozza di contratto che dovrà firmare. Se lei non firmerà, andrà tutto dritto al pubblico ministero. Costruirà l'hotel così lontano che la barriera corallina non subirà alcun danno e naturalmente non nella riserva naturale. Miguel Silva si terrà la casa e lei archivierà le cause contro di lui. Vieni con noi. Grazie, ma ho ancora da fare. Ce l'hai fatta. E tu puoi tenerti la casa? Sono felice che tu sia qui. Quindi hai deciso di restare? Può darsi che io impari anche a surfare. Dipende dall'insegnante. Conosco qualcuno che è abbastanza bravo. Devo essere geloso. No. Ci ho pensato. Anch'io. Parla prima tu. Ho deciso che voglio provare a stare con te. Insomma, solo se anche per te è lo stesso. Io mi sono innamorato di te. Miguel. Yuli.
Dirò a Filippo che non voglio partire. Staresti via solo per un paio di mesi? Beh... potrei venire a trovarti. In Australia? Ho sempre voluto andare in Australia. Aspetta, ho solo bisogno di un minuto. Un minuto. E? L'hai accompagnato in aeroporto? Sì, ma non mi hanno fatto entrare. Miguel odia gli addi. Lo rivedrai presto. Beh, al massimo tra 3 mesi. Su, vieni. Ciao, Yuli. Ho preparato qualcosa per te. Ho pensato che dovessimo festeggiare il fatto che hai battuto Grevers. Pronta? Sì. È bellissimo. Ma non si può mangiare, eh? Invece sì. Impossibile, sarebbe un vero peccato. Sono davvero troppi. Dai, Maria, su, vieni. Su, Maria. Sarà Maria. Dai, Maria. Bellissimo, vero?